Musk è il macchinario che voi presentate per quanto riguarda la lipoemulsione, perché oggi si hanno 20.000 applicativi di questo macchinario? Oggi la tecnologia deve essere al servizio del nostro paziente. Il paziente cosa chiede? Rapidità di intervento, basso costo, poca invasività, bassa invasività e soprattutto certezza del risultato. Questa è un'azienda che si occupa di ultrasuoni da circa 60 anni, siamo partiti dall'ultrasuono industriale per arrivare all'ultrasuono medicale. Io sono, tra virgolette, l'ideatore, il pensatore di questa macchina, in collaborazione con l'Aero Elettronico ovviamente, che ha portato avanti il progetto tecnologico. Tecnologia assolutamente innovativa nel suo genere. Lavoriamo con delle cannule molto piccole, cosa che non era mai stata fatta prima d'ora, perché si usavano cannule per ultrasuono da 6, 7, 8, 10 mm, quindi con un'invasività molto importante. Oggi la tecnologia ci consente di lavorare con cannule molto sottili e in totale atermia. Questo ci consente di lavorare a livello sottodermico senza danneggiare il derma. Questo mi consente di avere delle retrazioni che sono assolutamente naturali. Questo lavoro noi lo possiamo ottenere senza calore. Questa è una tecnologia che si può svolgere in ambulatorio, non c'è bisogno della sala operatoria. Il medico viene addestrato fin da subito all'utilizzo della metodica, ma è una metodica talmente, tra virgolette, mini invasiva, che anche il medico poco esperto in chirurgia può tranquillamente affrontare questo tipo di intervento. Fra l'altro, formato da noi e attraverso un'associazione medica che si chiama LES, è sempre comunque supportato durante tutto il percorso che farà con questo tipo di apparecchiatura, insomma. E poi tra l'altro l'ESC non getta via nulla. Non getta via nulla perché è da poco, da circa un anno, che abbiamo, attraverso uno studio approfondito, abbiamo capito che questo grasso può essere tranquillamente reiniettato e infettato sia sul viso che sul corpo, quindi per riempimento. Un fiore all'occhiello di LESC è anche la certificazione. Assolutamente, è peculiarità dell'azienda. Oltretutto la certificazione ministeriale, una certificazione IMQ e quant'altro. Ulteriore macchinario per quanto riguarda la cellulite introdotto dalla NFB, sempre leader per quanto riguarda il trattamento nella medicina estetica. Ma qui stiamo parlando di cellulite fibrose. Ci sono vari tipi di cellulite, noi andiamo a trattare quella fibrosa, che è quella più difficile da andare a trattare. Le donne oggi, anche magre, hanno la cellulite. L'esigenza della cellulite, noi pensiamo di poterla trattare in modo non cruento, semplicemente staccando le fibrille che tirano giù quel tessuto, che rendono la cute, la fastidiosa buccia d'arancia famosa. Noi andiamo a staccare queste fibrille di collagene in modo che questa idelma si alzi e ritorni al suo stato naturale. Tecnologia applicata nel sistema CelluBlant. CelluBlant, a differenza di altre metodiche che prevedono tagli sottocutanei, che prevedono varie altre metodiche, qui noi entriamo con una cannula che non taglia,
Qui noi non tagliamo niente, andiamo proprio a disgregare queste fibre collagene. Quindi gli ematomi sono praticamente inesistenti, non c'è materiale di consumo da buttare via costoso, la macchina ha un costo relativamente basso e il trattamento si svolge in una sola seduta. Quindi anche il paziente, come con la lipoemulsione, ottiene dei risultati anche in modo molto rapido.